Ciao ragazze! Allora, oggi corro in vostro soccorso per insegnarvi a fare da sole dei gel glitterati. Alcune ragazze mi hanno detto che hanno trovato difficoltà riguardo le dosi, altre magari non sanno che invece i gel glitterati ce li possiamo anche creare da sole volendo. Allora, andiamo a vedere che cosa ci serve innanzitutto. Allora, vi consiglio di procurarvi o dei barattolini vuoti, oppure quando vi si vuotano i vari gel, specie magari quelli colorati, che i barattolini sono più piccoli, di conservarli, pulirli con alcol etilico, sgrassarli per bene, tenerveli, proprio per queste operazioni. Altrimenti, se li trovate in commercio, che comunque sono facilmente reperibili, vi consiglio questi contenitori che sarebbero quelli per la pittura. Li trovate nei negozi di belle arti, io ad esempio li ho trovati al Brico della mia città e questi sono molto pratici perché vi permettono di metterci dentro quel po' di colore che volete, richiuderli e usarli insomma quando vi fa più comodo. Premessa, non guardate le mie unghie, sapete che le ho tolte, fanno schifo, in questo momento sono rinforzante, sorvolate. Allora, come vi dicevo, vi servirà uno spot, quello che avete, insomma, per mescolare, dei glitter in polvere, mi raccomando, fini, che siano fini, perché questo è molto importante, perché se prendete dei glitter grossi, vi troverete in difficoltà a lavorarli e anche l'effetto finale che avete non è dei migliori. Ok? Quindi dei glitter in polvere fini del colore che volete. Come avete visto, io infatti mi sono già creata le mie varie colorazioni da tenermi lì all'occorrenza, ma li potete anche preparare sul momento, insomma, vedete voi come fate meglio. Ovvio che se vi capita che ve ne avanzano, quelli potete chiudere e vi si conservano. Allora, questa operazione di miscelaggio con la polvere glitter, di miscelazione, boh, non so qual è il termine più corretto dei due, comunque. Va fatta con il gel di base, mi raccomando, non con il gel di struttura, non con il gel monofasico. Volendo la si può fare anche con il gel finale, ovviamente non un finale di quelli a barattolino senza dispersione come può essere il fast finishing, un gel finale comunque di quelli a barattolo. Però tra i due, se li avete entrambi, io vi consiglio sempre il gel di base perché comunque è il più fluido ed è quello che vi aiuta ad avere una stesura più omogenea. Ok? Allora, quindi cosa ci servirà? Appunto il gel di base, i nostri glitter in polvere. La consistenza che noi dobbiamo andare a creare. Vi faccio vedere appunto in quelli che ho già creato. È una consistenza di questo tipo, quindi non troppo dura, altrimenti non riuscite assolutamente a stenderli, ma neanche ovviamente troppo fluida, perché allora vuol dire che avete messo pochi glitter e poi quando andate ad applicare, non sarà un bel effetto, insomma. Invece il crearsi da sole i gel glitterati permette proprio invece di mettere la carica di glitter bella e giusta, che ci viene proprio una copertura veramente molto bella e ricca di sfaccettature. Quindi la consistenza diciamo che è questa qui. Comunque adesso l'andiamo a creare insieme perché comunque ho visto che anche se ho indicato ad alcune ragazze di mettere gel base e glitter in polvere, crearsi una pappetta di questo genere, mi hanno detto che comunque hanno difficoltà, o gli viene troppo dura che poi non riescono a stenderla, oppure gli viene troppo fluida ed è una schifezza, non è ben, insomma, carica di colore, e giustamente poi dopo fa schifo. Ok, allora, andiamo a procedere. Allora, mettiamo prima un po' di gel di base. Per non fare un strage, vi consiglio di prendere il pennello piatto, invece che andare a travasare e rovesciando, perché sennò vi va a finire un po' dappertutto. Poi insomma vedete voi se vi volete creare un po' di scorta, oppure se volete una cosa da utilizzare in quel momento lì e basta.
Ok, comunque partite mettendo il gel di base. Vedete, io ne ho messo un po' giusto per crearmi una cosina da utilizzare su un momento. Poi andate a prendere i glitter. Anche qui, se lo avete, per evitare di buttarli o altro, prendete, che so, uno spingicuticole, un pusher da tirarne su un pochino e spolverarli dentro, perché anche qui sono andate a buttare diretti, tranquilla che ne buttate via, vanno a finire un po' ovunque, sappiamo come sono i glitter. Oppure mettetevi sotto un foglio di carta, che così recuperate quelli che magari vi cadono. Andiamo a mettere insieme i glitter. Per rendervi conto di quanti ne state mettendo, onde andare a evitare di esagerare, dopo che ne avete messi un po', mescolate. Perché se ne andate a mettere troppi, poi vi sarete costrette comunque ad aggiungere del gel di base per andare a fluidificare tutto. Se invece ne mettete pochi, basterà che ne aggiungiate. Quindi comunque magari piuttosto controllate spesso. Ok, questa qui può già essere il tipo di consistenza ideale che può essere lavorata, però volendo possiamo mettere anche qualche altro glitter in più, così il gel verrà ancora più carico di glitter. Ma proprio poco, eh? Perché comunque il glitter... Cioè, sembra che ne mettiamo pochi, però comunque, essendo molto fini, invece ce ne vanno. Ok. Ecco, questa che abbiamo è la consistenza giusta. Comunque adesso vi vado a fare una stesura su tip. Per farvi vedere appunto il gel che abbiamo creato, che effetto dà, come lo possiamo usare e quando è in quantità ideale. Allora, vi mostro prima una stesura a tutta unghia, che può essere una stesura che andiamo a fare sopra un gel colorato per enfatizzarlo ancora di più. Oppure può essere anche una stesura di gel che noi andiamo a fare perché vogliamo semplicemente un gel glitterato. In quel caso lì che vogliamo il glitterato su tutta l'unghia, vedete voi insomma quanto volete che sia glitterata appunto quest'unghia. Io sinceramente l'unghia tutta completamente glitterata non mi fa impazzire. Se la faccio mi piace un effetto abbastanza... Insomma, tenue, non una cosa molto carica, quindi io di solito sopra magari ho un po' di colore dato sotto, ovviamente, vado a dare una spolverata tipo di glitter, in questo caso qui. Tamponate magari dove vedete che c'è più vuoto rispetto ad altre zone, tipo qui, ad esempio, e secondo me questa qui è la percentuale, diciamo, di stesura che andrei a mettere se facessi tutta un'unghia glitterata. Ok? E adesso andiamo a mettere in lampada 2 minuti proprio come se fosse un gel colorato. Se avete magari usato dei glitter invece scuri, mi raccomando, lasciatelo un pochino di più perché vale il discorso dei gel colorati. I raggi della lampada faticano a passare, maggiormente in un colore scuro, e quindi comunque giustamente dovrete lasciargli di più. Ok? Adesso l'altra stesura che vado a farvi vedere è una simulazione della French. Quando andate prima di stenderlo, mi raccomando, sia che l'avete appena fatto, sia e soprattutto che lo andiate a ripescare perché l'avete fatto tempo fa, una mescolata energica molto molto forte. Questo vale per i gel colorati che acquistate già fatti. Già glitterati che questo già fatti, scusate, e anche per quelli che ovviamente fate voi, perché altrimenti i glitter si vanno a separare. Ok.
la French glitterata per avere un bel effetto, non sentire i glitter a rilievo che insomma sono brutti da vedere e poi danno anche fastidio. Mi raccomando, ve l'ho già mostrato in altri video, vi consiglio una stesura sotto di gel costruttore, anche lieve, ma poi più che altro andateli a mettere sotto la bombatura, mi raccomando. Create proprio l'effetto sotto vetro, dopo andate a livellare se comunque ci sono dei valli di superficie, insomma concavi oppure in rilievo o altro, e poi dopo andate a sigillare. Ovvio, fate sempre un lavoro di attenzione con una lima fine, perché altrimenti rischiate che, insomma, finite troppo oltre e poi vi andate a portare via tutto. E anche il glitter che avete messo sotto, purtroppo, ve lo portate via. Come vedete, se create la consistenza giusta, ecco la consistenza che vi permette anche che il gel non vi coli assolutamente. Ok? Qui l'abbiamo messo, infatti, a mo' di French. Andiamo anche a catalizzarci anche questo, anche per questo qui sempre 2 minuti. Questo è già stato precedentemente catalizzato, che è quello appunto full color, come vi dicevo. Fatto questo, basterà sgrassare e poi comunque coprire col finale. Volendo, se usate un sigillante senza dispersione, come tipo può essere il fast finishing che uso io, potete anche andarlo a dare direttamente sullo strato di dispersione. Quello che mi raccomando è che la stesura che avete fatto di glitter, di gel glitterato, non sia spessa, ma sia una cosa così, una cosa comunque fine, perché altrimenti uno gratteranno e vi daranno fastidio, cosa due saranno bruttissimi da vedere e cosa tre, se sono spessi, possono andarvi a sbeccare, ok? Quindi comunque sempre una stesura bella fluida, perché al contrario della French che abbiamo steso e poi dopo andiamo a mettere sotto vetro, quindi isolata, la stesura di gel glitterato in questa maniera è tipo proprio un monocolore, quindi noi l'andiamo a fare dopo la bombatura e prima del sigillante. Se avete delle paranoie, avete paura, volete stare più tranquille, magari allora date 2 passate di sigillante, così andrete a creare proprio una barriera molto più stabile, ok? Intanto che si catalizza la French, così dopo ve la faccio vedere, vi faccio vedere anche come, vabbè, immagino che ve lo immaginate, però con questa pappina che abbiamo creato possiamo andarci a creare anche tranquillamente le nostre sfumature, come vi ho fatto vedere poi nel video di Natale, dove abbiamo creato appunto con i glitter di vari colori gli effetti strisciati, gli effetti sfumati. Coprite, mi raccomando, sempre certosinamente le punte e anche i lati, che questo comunque vale anche se facciamo semplicemente un gel French. Ok? Coprite bene tutto. Dalla punta dell'unghia io non tiro più assolutamente via gel, anzi, non lo tocco assolutamente. Poi prendo il mio pennello a setole sottili a punta lunga e da circa quello che è il centro, il finale, vado a sfumare, a seconda del mio gusto, il gel glitterato. Mi raccomando, io il pennello non lo sto appoggiando e tirando. È comunque tenuto in sospensione, quindi un lavoro di polso, perché se purtroppo lo appoggiamo e tiriamo, andiamo a portare via tutto, viene un po' una schifezza. Poi vabbè, lasciate andare la fantasia, magari di gel glitterati ve ne siete creati due, in questo momento la sfumatura la state creando con più di un colore. Vedete voi, insomma. Qui abbiamo creato già una sfumatura di media entità. Se volete andare a sfumare ancora di più, invece del pennello, quello lì sottile con le setole lunghe, magari andate a prendere il pennello coda di pavone e allora la sfumatura vi verrà
ancora più accentuata. E anche qui, mi raccomando, è sempre un lavoro di pennello leggero. Non l'ho assolutamente appoggiato e non sto tirando. Ok, vedete, vi viene una sfumatura molto più accentuata. Andiamo a far catalizzare anche questo. E intanto si è catalizzata la French che abbiamo fatto prima. Ok, me le metto qui così ve le guardate bene. Poi insomma sempre spazio alla vostra fantasia. Con questi glitter qui potete fare tante altre cose, perché comunque potete con il pennello punta zero, ad esempio, andare a creare delle lineette, dei puntini con lo spot. Potete farci proprio quello che pare a voi, perché una volta che avete creato la miscela, poi basta solo che date spazio alla fantasia e vi create quello che volete. Quindi, come avete visto, io ho creato tutto, me ne è rimasto un po', poco male, chiudo il barattolino e me lo tengo lì per la prossima volta. Una volta che avrete finito il glitter che c'è precedente, o ve lo rifate perché vi è piaciuto, se doveste cambiare colore, mi raccomando, sempre con alcol etilico, che è quello che arriverà a sgrassare per bene la superficie, arriverà a eliminarvi i glitter che sono rimasti, lo pulite per bene. E il contenitore vi torna perfettamente disponibile per la volta successiva. Ok? Io trovo più pratico avere questi, come vi dicevo prima, rispetto ai barattolini, perché comunque, tipo questo è un 4 posti, questo qui addirittura è un 6. Ok? Io qui metto sia i colori da micropittura, infatti qui ho dei colori già pronti da micropittura, come metto appunto i gel che mi sono creata glitterati. Oppure se anche mi capita che da un gel colorato voglio creare un altro gel, tipo con due gel colorati, ecco che anche qui mi torna utile appunto avere questo. Ok, qui è uscito anche lo sfumato. E questi qui sono appunto tre esempi di come possiamo utilizzare i nostri glitter in polvere che ci siamo creati noi. Perché in commercio comunque trovate già dei gel glitterati già fatti, però diciamo che se usate questo metodo, cosa 1 risparmiate e cosa 2 ve lo personalizzate un po' di più, e spesso tante case produttrici di gel purtroppo mettono in commercio gel glitterati che però non sono belli carichi. Se purtroppo vi capita questo, poco male, a quel gel lì andate ad aggiungere un po' di glitter voi e lo salvate in questa maniera. Invece, poi ci sono case che comunque vendono dei gel glitterati, insomma, belli carichi di glitter, a cui non avete bisogno di fare niente. L'importante è che li avete comprati o che li avete fatti voi, e che prima dell'uso li andate sempre a mescolare tantissimo. Quello lì è molto importante, ok? Se avete dei dubbi o altro, mi raccomando, scrivetemi sempre sotto. Più che altro, ve lo dico perché comunque capita e ne va anche insomma a vostro vantaggio. Se avete delle domande molto veloci che vi serve una risposta immediata, vi invito a chiederle più nel forum su Facebook Moda Mani, perché lì comunque bene o male io ci sono più spesso. Se non dovessi esserci io, ci sono comunque le ragazze del mio staff e avrete sicuramente una risposta più rapida, perché purtroppo scrivendo qui io ho il tempo che ho e quindi comunque mi collego ogni tanto e vi rispondo, per carità, però purtroppo dovete aspettare. Quindi se invece avete una domanda veloce, vi serve una risposta veloce perché insomma dovete fare qualcosa nell'immediato, voi scrivete lì che avete sicuramente una risposta molto più immediata. Per quello che ho usato, tranquille, io quello che ho usato vi metto il link sotto su dove poterlo trovare e vi metto insomma anche dove ho acquistato appunto queste cose e tutto, che così se vi perdete, non ve lo ricordate più, andate a vedere e le trovate. Vi mando un grosso bacio, al prossimo video. Ciao a tutte!